Il nostro è un gruppo molto compatto e lo dimostrano anche in questi casi. Comunque veniamo... L'ho detto con simpatia per il momento, adesso prego inizio. Certamente. Veniamo alla legge di bilancio e veniamo al motivo per il quale, direi, si è formata questa nuova maggioranza. Il motivo non era fare una legge di bilancio, bensì sconfiggere Salvini, allontanare Salvini, e questa finalità era condivisa anche dall'Europa, che immediatamente ha supportato questo nuovo governo come se fosse la soluzione a tutti i problemi dell'Italia. In verità questo governo, che vede forze molto molto diverse tra di loro, ha visto proprio nella costruzione della legge di bilancio grandissime difficoltà. Prova ne è la tempistica che c'è stata. Infatti è un mese che si sta lavorando sulla legge di bilancio e solo questa mattina, era quasi mezzogiorno, la commissione bilancio ha potuto finire i lavori e votare il mandato al relatore. Questo perché? Perché c'è stata una grossa discussione all'interno della maggioranza, dove c'erano molte divergenze sulle scelte da fare, e a riprova di questo è stato sufficiente guardare il numero di emendamenti che la maggioranza stessa ha presentato alla legge di bilancio. Ne ha presentati più del gruppo della Lega per Salvini Premier, quindi una cosa perlomeno bizzarra che in particolare il PD abbia presentato più di 900 emendamenti. Quindi con una partenza in questo modo abbiamo assistito appunto a un allungarsi dei tempi, a dei bracci di ferro sempre più drammatici, e questo ha comportato una cosa assolutamente anomala, che questa manovra, questa legge di bilancio, si discuterà approfonditamente non solo in commissione, come è avvenuto fino a mezzogiorno, come sarà in aula, ma non potrà avere una discussione approfondita alla Camera, perché non ci sono i tempi. Quindi alla Camera sarà tutto contratto e ci sarà esclusivamente il voto su un pacchetto già chiuso. E questa direi che è un vulnus per la democrazia evidentemente e per le regole di questo Parlamento, e direi, quindi io la considero una cosa grave. L'atteggiamento dell'intera opposizione, in particolare della Lega per Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, è stato per questo motivo incredibilmente responsabile ed istituzionale, perché è evidente a tutti che la priorità era non andare in esercizio provvisorio, quindi bisognava comunque non perdere ulteriore tempo con manovre ostruzionistiche, ma bisognava cercare di apportare tutte le migliorie possibili, tutti i temi a nostro avviso importanti per dare un impulso vero alla crescita di questo Paese, senza rischiare di allungare i tempi in modo pericoloso, perché andare in esercizio provvisorio avrebbe significato un aumento dell'IVA importante. Quindi già questo mi sembra una posizione molto seria. Devo dire che proprio grazie all'atteggiamento dell'opposizione anche la maggioranza, in grande difficoltà proprio per quello che dicevo prima, ha avuto buon gioco a fare un lavoro di collaborazione. Quindi effettivamente ci sono state discussioni molto produttive. Evidentemente noi avremmo voluto una manovra molto molto diversa, in linea
con quello che era stato la legge di bilancio dello scorso anno, quindi con un impulso alla crescita deciso, un impulso alle aspettative positive delle persone, della gente, di tutte le età, cose che abbiamo fatto con quota 100 e tutte le misure che abbiamo fatto a favore della famiglia. Infatti noi pensiamo che proprio su quello si debba lavorare e sia giusto lavorare per ricostituire una società più coesa, più responsabile, più pronta a lottare e a prevenire le fragilità. Quindi una famiglia coesa fa proprio questo, capta, cura, previene le fragilità che hanno comunque un movimento di disgregazione. E allora i colleghi di maggioranza hanno esposto dal loro punto di vista tutte le manovre che hanno ritenuto dare impulso alla nostra economia. La Lega da subito ha parlato di un'altra manovra e quindi con i nostri 905 emendamenti abbiamo cercato di, in modo costruttivo e con l'abituale buonsenso, di dare il nostro apporto. Prima di tutto abbiamo detto no all'aumento di tasse. La tassa sulla plastica, a nostro avviso, è qualcosa di assurdo, perché, come sempre, c'è una fase di transizione anche in questo. Tutti sono d'accordo sul Green New Deal, ci mancherebbe, ma c'è un mondo produttivo, anche della plastica, piuttosto che di altre categorie toccate, che ha bisogno di tempo per la conversione. Il mondo della distribuzione, noi pensiamo alla plastica, cioè tutti gli usi che facciamo nella quotidianità della plastica. Si può diminuire, lo può fare un consumatore, ma pensiamo nella medicina, pensiamo nei trasporti, nella sicurezza, per l'igiene. È qualcosa che ha bisogno di un tempo decisamente maggiore. Le aziende ci stanno lavorando, ma il tempo necessario è decisamente più grande. E sono venuti a dircelo, perché nelle numerose audizioni che abbiamo fatto abbiamo avuto tantissimi soggetti che hanno parlato di questa legge di bilancio con molta preoccupazione, proprio dicendo non è la strada giusta, ci sono le relazioni che ci hanno lasciato delle audizioni, quindi sono consultabili da chiunque. E quindi dicevo, noi siamo stati contrari da subito alla plastic tax, addirittura a quella delle cartine delle sigarette, cioè per delle cifre, tra l'altro quella sulle cartine delle sigarette effettivamente piuttosto bassa. La sugar tax. Allora, già c'è un solo zuccherificio in Italia, ma il problema sono le bibite dolci? Forse il problema è l'educazione che le famiglie danno ai figli e al consumo spropositato. Questa educazione non c'entra niente. Uno si può bere tranquillamente una bibita, certo che se beve litri, pasteggia e beve soltanto bibite dolci, introiterà troppe calorie, certo che è dannoso, però perché colpire delle aziende che tra l'altro sono un settore importante della nostra economia? E ancora, abbiamo proposto la soppressione della local tax, quindi la TOSAP più la COSAP, quindi le imposte varie sulla pubblicità. Non dimentichiamoci che soprattutto per questo tantissimi nostri commercianti sono in grandissima difficoltà, quindi la tassa sulla pubblicità viene considerata viene vista veramente con grandissimo fastidio. Non che ci sia una tassa che venga vista con favore, però diciamo quella, nel momento in cui c'è grande difficoltà soprattutto
per i negozi di vicinato diventa, o le attività comunque delle più piccole delle città, diventa un vero problema. Poi abbiamo riproposto il ripristino della mini IRES, la soppressione dell'ACE, il ripristino della deducibilità al 100% per le auto aziendali in uso ai dipendenti, l'abrogazione della nuova imposta di bollo sui certificati rilasciati dall'autorità giudiziaria in ambito penale, l'abrogazione dei buoni pasto, tanti piccoli balzelli o tasse anche più consistenti. Abbiamo nella nostra manovra ideale c'era l'abrogazione e l'aumento dell'accisa del gasolio commerciale, il saldo e stralcio per le imprese, la fusione IMU-TASI, ma con la contestuale abrogazione della TASI, l'abolizione del superbollo auto, perché comunque quella categoria è una categoria che spende, che compra tante cose, cioè bisogna anche capire le persone che possono aumentare la domanda interna. E ancora, abrogazione delle misure oppressive nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi. E poi lo scudo penale ILVA, purtroppo è stato dichiarato, era inammissibile. E poi ancora la mini flat tax, quindi il ripristino del regime forfettario e la soppressione del nuovo regime. La chiusura delle controversie pendenti a regime, la riapertura dei termini per la rottamazione dei debiti tributari, ma soprattutto la cedolare secca degli affitti commerciali. Questo ci è stato chiesto da tantissime realtà, ma non, la maggioranza su questo punto assolutamente non ha voluto ascoltare, non ha voluto modificare la sua posizione. E ancora il ripristino della deducibilità IMU sui capannoni. Vado ancora alla famiglia, cosa, come dicevo prima, la quale teniamo incredibilmente, l'estensione dei requisiti anagrafici e contributivi per opzione donna, l'assegno unico per i figli, beneficio universale a prescindere dallo stato occupazionale dei genitori e dai redditi, unico, quindi riunificando le misure attualmente in vigore. Cioè bisogna, il nostro paese ha bisogno di bambini, ha bisogno di famiglie che credano di poter avere un futuro migliore, credano di poter mettere su una famiglia con dei figli. Abbiamo proposto un aumento del fondo dei consultori familiari, la riduzione dell'IVA per i prodotti dell'infanzia, abbiamo riproposto il fondo terra, vita e famiglia, il sostegno, abbiamo pensato anche ai nonni, perché li riteniamo coloro che sono capaci di tenere insieme le tradizioni e la famiglia, proprio la continuità della famiglia, occupandosi dei più piccoli a favore dei figli che lavorano. E poi abbiamo pensato anche nella nostra fase emendativa al fondo e bonus per le adozioni internazionali, l'incremento dei bonus per l'asilo nido, alla videosorveglianza. La videosorveglianza è un provvedimento che è passato alla Camera. Noi abbiamo cercato in tutti i modi e già in altri provvedimenti di portarlo avanti, ma non c'è stato nessun ascolto da parte della maggioranza, convinta di dover fare una legge diversa. Io lo ripeto ogni volta che posso, quella della videosorveglianza è una priorità, è un'emergenza, perché ogni giorno le cronache ci parlano di minori, di bambini anche molto piccoli, piuttosto che di anziani, picchiati, torturati, strattonati, cioè qualcosa che non si può vedere. Sono persone fragili e questo non si può vedere. Comunque, potrei parlare ancora a lungo, ma voglio, poi interverremo successivamente. Quello che noi riteniamo è che questa manovra, questa legge di bilancio, ha sì sterilizzato le clausole di salvaguardia dell'IVA, cosa che hanno fatto anche tutti i governi precedenti, è una condanna che abbiamo da quanti anni, non è certo nata nella scorsa legislatura, però
si è pensato da parte di questo governo giallorosso di procedere con quest'immagine di New Deal, di crescita, massacrando con tasse. E infatti, visto che all'interno poi c'è stata una discussione per diminuire la plastic tax, si è pensato bene di ritornare alle solite odiose tasse sulle accise dei carburanti, gasolio e benzina, che scatteranno dal prossimo anno. Quindi colpiranno in modo uniforme, cioè proprio in modo lineare, tutti, ricchi, poveri, lavoratori, disperati, un modo però per incassare velocemente. Questo la dice lunga sulla fretta, su tutti i problemi che ci sono stati. Ciononostante, qualcosa insieme su certi problemi si è trovato veramente un punto di convergenza, e di questo ne siamo felici, perché penso che quando almeno su alcuni punti si riesce a convergere, la politica fa bella figura e dimostra di aver capito alcuni problemi delle persone. Io penso che invece su molti, molti altri problemi ci sia stata una visione ideologica, per cui sono stati scartati dei problemi di vicinanza, di aiuto, di ripresa verso le persone, verso le categorie del nostro paese. Noi continueremo con la nostra azione di critica, ma critica sempre costruttiva, come abbiamo dimostrato in questi giorni con i nostri emendamenti, con il nostro comportamento. Quindi vedremo, adesso aspettiamo quello che il governo sta preparando, e siamo pronti ovviamente a continuare la nostra azione di miglioramento, di critica, ma sempre e unicamente per dare molte più chance a questo Paese e soprattutto ai suoi cittadini e soprattutto alle fasce più deboli. Grazie. Grazie, senatrice Rivolta. Chiaro.